Ciao, ma. Ciao tesoro, entra. No, vado di corsa. Ti ho solamente portato i soldi della pensione. L'ho presa questa mattina. Dai, poi semmai nei prossimi giorni passo e stiamo anche un po' insieme. Francesco, ma com'è possibile che ci sono soltanto 200 euro anche questo mese? Perché il resto lo tengo io, lo sai. Io ho delle spese importanti in famiglia, tu invece sei da sola. Sì, hai ragione. Dai, anche perché faccio tutto io, ti pago l'affitto, ti pago le bollette. Tu praticamente non devi fare niente con questi soldi. Sì, ma l'affitto è molto basso e io poi non consumo tantissimo. Vero, però il costo della vita è aumentato, dai, ne parlano tutti i giorni. Sì, hai ragione. Cercherò di andare avanti anche solo con questi. Un genitore è disposto a dare la propria vita per i suoi figli. Non esistono sacrifici, ma solo gesti d'amore. Ecco, grazie. Sono contento che tu abbia capito. E allora dai, ci sentiamo. Ciao. Salve, la signora Baldanzi? Sì, cosa è successo? Sono qui per lo sfratto. Scusi, com'è possibile? Signora, sono parecchi mesi che non paga l'affitto. Ma non è possibile, sta pagando mio figlio. Signora, mi dispiace. No, è uno scherzo? È una truffa? Lei vuole truffarmi? Io non credo a queste cose. Sono anziana, non sono mica stupida. Signora, purtroppo non è uno scherzo. Evidentemente suo figlio non sta pagando l'affitto. Io non le permetto di offendere mio figlio. Per favore se ne vada. Signora, lo dico anche per lei. Probabilmente le hanno staccato il gas e vedrà che presto le staccheranno anche la luce. Lei non può vivere in queste condizioni, lo capisce? Mi dica dov'è suo figlio, mi ci faccia parlare. Se ne vada! Signor Francesco. Sì? Sono la dottoressa Mancini. Senta, sua madre sta molto male. Mi dispiace, non lo sapevo. Beh, probabilmente l'ha fatto per non farla preoccupare. Lei è da molto che non viene? Beh, ecco, si sarebbe forse reso conto della condizione in cui versa sua madre. A causa del disagio economico le hanno staccato gas, luce e non ha riscaldamento. Puoi immaginare la sofferenza. Guardi, mi scusi, io veramente non immaginavo. Non è me che deve chiedere scusa. Mamma, come ti senti? Bene, bene, io sto sempre bene, lo sai. Mamma, scusami, io... No, non è colpa tua. I termosifoni non funzionano. Ho provato a chiamare l'idraulico, ma mi ha detto che è tutto a posto. Questi qua non vogliono lavorare. No, è che in realtà io non ho pagato le bollette. E ultimamente nemmeno l'affitto. Allora, era vero? Sì, scusami. No. Non ti devi scusare. Probabilmente l'hai fatto perché avevi problemi in famiglia. Tanto, vedi, io me la cavo anche così.
No, mamma, senti, tu adesso devi venire a stare da noi, va bene? Non voglio sentire storie. Mi devo prendere io cura di te. Dottoressa, è possibile chiamare un'ambulanza per trasferire mia madre da me? Ma sei sicuro? Io non voglio creare disturbo. Ma nessun disturbo, mamma. Adesso tocca a me. E poi me l'hai insegnato tu, no? Quando tieni a una persona non ci sono sacrifici. Solo gesti d'amore. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno, donando un forte messaggio.